Bene, siamo dagli studi di Rede Italia di Sydney in compagnia con il parroco di Sala Paruta e Poggio Reale, Giancarlo Tumbarello. Ecco, è il sindaco di Poggio Reale, che non è la prima volta che viene in Australia, no? Lorenzo Pagliarolo, o è la prima volta? Buongiorno, per me è la prima volta, sì. Però abbiamo altri sindaci del suo paese. Sì, sì, i miei predecessori sono venuti quasi tutti a trovare la comunità in Australia. Per il parroco la prima volta? Anche per me è la prima volta qui in Australia, ecco, e per grazie all'invito della comunità Sant'Antonio. Qui per inaugurare una nuova ala del posto meraviglioso, sì, per gli anziani di Sant'Antonio. Sì. Verrà pubblicata tutta la cronaca questo giovedì sulla nostra edizione della Fiamma per i nostri ascoltatori, i nostri lettori vogliono vedere le immagini e soprattutto leggere il contesto di quello che è avvenuto, una bellissima cerimonia. Padre, cosa le posso chiedere? Si faccia una domanda e si dia una risposta, la faccio all'italiana, no. Innanzitutto, quindi, da quanto tempo è in Australia adesso? Siamo arrivati qui, siamo partiti il 18, arrivati il 19, perciò sono già una quindicina di giorni che siamo qui e abbiamo avuto modo anche di visitare Sydney. Io sono stato anche a Cairns per visitare un po' la parte nord dell'Australia, per vedere la parte tropicale, diciamo così. E poi visitando Sydney qui con la comunità che ci hanno portato in giro. Che poi qui a Sydney è una grossa comunità poggiorealese, sì. Ci sono parecchie, una grande festa. Cosa pensa di questa comunità? No, mi è piaciuto perché ci si trova insieme e si rivivono un po' le tradizioni, la cultura e tutto quello che hanno portato con loro da quando sono partiti, la maggior parte, ma tutti questi erano ragazzi, giovani, ma che in questi anni hanno saputo mantenere le tradizioni e soprattutto per la festa del Santo Patrono Sant'Antonio, che ancora qui si celebra, ecco, come si fa a Poggio Reale. Si fa ancora a Poggio Reale? Sì, certo, certo. Con tutti i carismi della festa tradizionale, certo, popolare siciliana, ecco, come si fa da noi, certo. Ecco, cosa ne pensa di questi posti per le persone anziane che in Italia una volta avevano quel brutto nome ospizi, adesso invece mi sembra anche lì sono spariti questi nomi un po' obbrobriosi. Sì, no, per centro... Come si chiama ormai? Villaggi, come si chiama una decina d'anni? Casa di cura. Casa di cura. Sì, maggior parte è casa di cura, si dice ormai. Questa è la che poi parecchi anziani si lamentano, soprattutto se sono proprio poggioreresi originali, sono io che non sono in cura. Sto riposando. Anche a casa di riposo, infatti, si usa questa parola in italiano. Sì. Una grossa iniziativa, un grosso fiore all'occhiello per la vostra comunità all'estero. Sì, è veramente una bella casa. Io sto vivendo lì in questi giorni. E perciò vivendoci tu vedi quello che succede, e parlando anche con gli anziani che sono lì, che sono molti anche calabresi, e di Poggio Reale, Sala Paruta e di altre parti dell'Italia, ma anche altri non italiani. E mi accorgo lì parlando con gli anziani, la mattina mi faccio un po', sto un po' con loro, e così che mi raccontano un po' le loro storie, e poi vedo ma che si trovano bene, sono accuditi, curati, e proprio c'è un personale molto attento ai loro bisogni. Al sindaco di Poggio Reale, viso giovane, entusiasta, posso chiederle quanti anni ha? 37. È proprio giovanissimo. Ragazzino. È proprio ragazzino. Beh, sindaco a questa età, Poggio Reale cosa offre oggi? E allora, Poggio Reale offre sicuramente la cultura che è rimasta molto radicata nella nostra comunità. Poi noi abbiamo una peculiarità, abbiamo due Poggio Reale. Una che è stata fortemente danneggiata dal terremoto del Belice nel 1968 e poi la nuova città ricostruita a circa 4 km di distanza. Per molti anni i poggiorealesi hanno prestato poca attenzione alla città vecchia, al paese vecchio, così lo chiamavano, e fino alla sua riscoperta qualche anno fa, oggi la chiamiamo Poggio Reale Antica e possiamo dire che è la città fantasma più grande d'Europa. E la stiamo trasformando in un museo a cielo aperto, quello che noi abbiamo ribattezzato una piccola Pompei moderna. Quindi anche la possibilità di visitare la città nuova e la città antica sarà un'esperienza per molti poggiorealesi che vivono ormai qui in Australia e che hanno lì in Poggio Reale Antica i propri ricordi. E legate alla città antica sicuramente ci sono tutte quelle tradizioni che sono state tramandate di generazione in generazione ai nostri giovani.
Per i suoi concittadini all'estero, in caso di ritorno, è prevista qualche facilitazione, agevolazione, qualcosa del genere? Devo dire di no, ma la vita a Poggioreale è già molto, diciamo, semplice. Posso vantarmi da sindaco di avere la tassazione più bassa in Italia, siamo con tutti i minimi di legge. Però in questi giorni, visitando la comunità qui in Australia, sicuramente sono venute tante idee che cercherò di mettere in pratica. Vede, noi viviamo ancora lo spopolamento di Poggioreale. Nel 1968, quando c'è stata la più grande migrazione dopo il terremoto, c'erano circa 3.400 abitanti, oggi siamo meno di 1.500 e quindi stiamo cercando delle strategie per attirare nuovi cittadini e, perché no, per far ritornare anche qualche poggiorealese australiano. Oggi i sindaci in Italia hanno delle grosse responsabilità, dopo tutto quello che sta accadendo si parla sempre, messa in sicurezza, il paese è sicuro, la nuova Poggioreale è sicura? La nuova Poggioreale è sicuramente sicura per molti aspetti, perché è stata completamente ricostruita seguendo le nuove normative antisismiche, però come tutte le altre cittadine italiane soffre di altri problemi. Noi abbiamo sulla nuova problemi di dissesto idrogeologico e negli ultimi anni abbiamo fatto tanti lavori per mitigare questo rischio, che comunque rimane. Quindi anche lei ha la sua preoccupazione. Controllare. Soprattutto con le piogge degli ultimi giorni. Stamattina abbiamo dato una notizia molto bella. I vigili del fuoco italiani hanno vinto il campionato del mondo, cioè il premio più ambito del mondo per i migliori vigili del fuoco al mondo. Hanno preso stamattina proprio per quello che stanno facendo e hanno fatto nelle zone terremotate, eccetera. Che gruppo di vigili del fuoco avete dalle vostre zone? Dove fa riferimento? Allora, noi storicamente facciamo riferimento ai vigili del fuoco di Alcamo, che sono a una quarantina di chilometri di distanza. Però la cosa bella è che Poggioreale Antica è stata scenario di una esercitazione internazionale delle protezioni civili del Mediterraneo. Abbiamo ospitato il Marocco, Belgio e Olanda in una esercitazione che è stata organizzata proprio dai vigili del fuoco italiani, e proprio il giorno prima di partire per l'Australia ho firmato un protocollo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco per fare di Poggioreale Antica un campo esercitativo permanente. Tant'è che dal 2013 proprio lì a Poggioreale vengono addestrate le unità cinofile dei Vigili del Fuoco tutto il centro-sud Italia. Quindi diciamo che a breve avremo anche la nostra caserma dei Vigili del Fuoco, sarà una caserma di volontari a Poggioreale. A Poggioreale. Per un paese così piccolo per noi è motivo di orgoglio. Non volendo e prendendo spunto dalle notizie di attualità, abbiamo fatto un piccolo scoop stamattina per la nostra radio, per noi. Padre, la situazione religiosa, i vostri parrucchiani, a Napoli si chiamano parrucchiani, sono brava gente o sono un po' scapestrati? No, no, in piccoli paesi ancora vivono le tradizioni, e la famiglia è molto sentita e perciò non abbiamo grossi problematiche di giovani come avvengono nelle città, purtroppo. Ma lì no, in questi paesi, Poggioreale, Sala Paruta, sono piccoli centri dove si vive una vita abbastanza ordinata, tranquilla, e dove ancora i giovani sono seguiti dalle famiglie. Il problema è soltanto che dopo le scuole superiori vanno all'università fuori, Nord Italia, Centro Italia. E lì possono cambiare. E lì possono cambiare e anche, soprattutto, non ritornare. Quella è la cosa più brutta che c'è, che non si torna, molto, molto spesso non si torna indietro, perché che fai? Non c'è un lavoro per un universitario, non c'è. E allora di conseguenza uno che è già laureato va fuori a lavorare, e questo è il problema, che questi paesi si vanno sempre invecchiando. Perciò abbiamo una grande forza di persone anziane, anche volenterose nel mantenere viva la fede e le tradizioni popolari, ma da una parte c'è questa comunità di giovani che va emigrando e che non ritorna, a parte alcuni che rimangono lì per i lavori, quelli che possono offrire il paese, e che anche loro poi, invogliati dai genitori, mantengono le loro tradizioni e con le feste che si fanno popolari. Ecco, la festa patronale potrebbe essere da richiamo appunto a queste nuove realtà che sfuggono per ovvi motivi, lavoro, studio, eccetera. Sì, perché molti, anche i ragazzi che stanno fuori, per quella festa cercano di tornare al paese per vivere quel momento di festa insieme agli altri, di fede, ma anche di festa esterna, di festa come cantanti, ballare. Ecco, queste cose qui, sapete, le feste popolari in Italia sono
non solo c'è la festa religiosa, ma poi c'è tutto il contorno esterno. Che prima di Papa Francesco, lo stesso Wojtyła disse che Dio gli piace ridere più che piangere. Sì. Quindi cristiani gioiosi, cristiani gioiosi. Non posso fare a meno di chiedere al sindaco se c'è il problema dei rifugiati. Sono arrivati anche a Poggio Reale o no? Sì, sono arrivati anche a Poggio Reale. Da qualche anno la prefettura, che rappresenta il governo sul territorio, ha chiesto anche a Poggio Reale di fare la propria parte ospitando dei rifugiati. Noi abbiamo diversi centri, alcuni che ospitano minori non accompagnati, altri per maggiorenni, e anche noi stiamo facendo la nostra parte sia per ospitare i vivi, ma anche per dare una sepoltura alle vittime che purtroppo ci sono durante le traversate del canale di Sicilia, e quindi anche il nostro cimitero sta ospitando alcune di queste salme. Com'è l'inserimento nel vostro territorio, nel suo paese in particolare? L'inserimento è difficile perché, diciamo, tranne i minori non accompagnati, che sono seguiti in una maniera particolare, spesso appena arrivano sono anche affidati al sindaco come tutore, quindi seguono la vita della comunità. Gli altri migranti sono di passaggio, diciamo che dopo una quindicina di giorni ripartono per il nord Europa, quindi c'è un continuo cambiamento e non c'è possibilità di integrazione in questa maniera. E i suoi compaesani come l'accettano? Danno una mano? Aiutano? Sono preoccupati? Devo dire che all'inizio c'è stata un po' di titubanza, però poi quella che è l'indole dei poggiorealesi, dei siciliani, insomma, è emersa fuori. Non essendoci fatti gravi, diciamo, di problemi, di solito accolgono e stanno dando una mano. Tra queste persone, tornando al parroco, ci possono essere persone, molte di loro non sono della nostra religione cattolica, ecco, soprattutto cristiana. Lei ha mai provato a convertire qualcuno? Allora, ho avuto l'occasione di parlare con diversi, anche per altre cose che facevo prima, con diversi musulmani soprattutto, e anche ebrei. Ma è difficile, molto difficile. Sono molto radicati nella loro fede islamica o giudaica. E un punto di incontro c'è o no? Per quelli, ci sono quelli chiusi e quelli aperti. Per quelli aperti c'è un punto di incontro dove ci incontriamo, dove possiamo ognuno, ecco, rimanendo nella propria fede, ma venirci incontro e condividere anche i momenti di festa che ci possono essere, anche loro quando fanno il Ramadan, la festa del sacrificio, penso con i musulmani, dove ci sono anche queste comunità. Noi lì a Poggio Reale e tra Sala Paruta ci sono qualche famiglia di origine, viene dal Nord Africa, normalmente tunisini, ma adesso si sono aggiunti questi ragazzi e ragazze che sono islamiche, che vengono dalla Nigeria, maggior parte dalla Nigeria, e ci sono anche tra questi ragazzi immigrati, ci sono anche i cristiani, i cattolici, i quali la domenica partecipano a messa con grande fervore, dando anche esempio alla comunità locale. Tornando all'Australia, da lei un messaggio per i suoi diciamo parrocchiani fuori sede, via, per tutti i suoi parrocchiani sia di Poggio Reale che di Sala Paruta. Ma c'è una domanda, c'è ancora il buon vino di Sala Paruta, no? Sì, lo fanno sì, ancora. Sì. Buon vino di e poi tra nei due paesi c'è buon vino e buon olio. E buon le due olio. Cose sono anche l'olio, sì. Ma io mi ricordo il vino, mi sembra fresco. Duca di Sala Paruta è quello più famoso, perché c'è scritto Duca di Sala Paruta, ma vabbè, però ci sono tante altre cantine adesso che producono del buon vino. Fate anche delle sagre per questi prodotti tradizionali oppure no? Rimane tutto concentrato sulla festa del paese? E allora Poggio Reale è specializzata nella produzione di buoni formaggi artigianali tradizionali. Io ne sono uno dei produttori e ospitiamo il consorzio di tutela del formaggio Vassella Valle del Bedice e del pecorino siciliano DOP. Quest'ora mi sta facendo il acquolino in bocca, sono sveglio dalle 4, quindi per me è ora di mangiare. E devo dire che a maggio tradizionalmente, ormai da oltre 20 anni, facciamo una mostra a mercato sui formaggi tipici siciliani e poi celebriamo gli altri prodotti agroalimentari il primo di novembre di ogni anno con una festa che si chiama Bellice Agrifest, dove sono in esposizione tutti i nostri prodotti. E uno proprio particolare che c'è solo a Poggio Reale è l'anfigliolata di Poggio Reale, che è una focaccia diciamo con salsiccia, patate e cipolle, che è tipica della nostra tradizione. E ancora tramandiamo di generazione in generazione, e devo dire che negli ultimi anni la stiamo producendo anche
riscoprendo i grani antichi siciliani che si coltivavano quando sono emigrati i poggiorelesi qui in Australia. Si potrebbe fare un gemellaggio, perché anche in Australia c'è una buona produzione di formaggi, differenti ovviamente da quella italiana, però c'è. Potrebbe essere una buona idea confrontare i due prodotti, magari un'idea per uno scambio anche di persone, giovani soprattutto. Perché no? Sicuramente noi siamo specializzati sui formaggi di pecora, ho visto qua tanti formaggi di mucca e spero anche venerdì in extremis, prima di ripartire per l'Italia, di andare a visitare un caseificio allevamento qui in Australia. Me l'hanno promesso, vediamo se riesco ad andarci. Allora, torniamo al messaggio per salutare i nostri ascoltatori e anche i lettori. Voglio ricordare a tutti che giovedì troverete sulla fiamma un ampio servizio sul nuovo centro, sull'ampliamento del centro Sant'Antonio, quindi con le cronache e le fotografie del nostro sindaco e del nostro parroco, che comunque saranno in video tra qualche ora sulla nostra pagina Facebook Rede Italia, quindi potrete vedere tra poco l'intervista che abbiamo fatto adesso. Bene, un caro saluto a tutti questi fedeli che vivono qui ormai da tanti anni. Io chiedo soltanto di mantenere viva le loro tradizioni, il legame con l'Italia e di soprattutto tramandarle ai figli e ai nipoti, perché questo non vada perduto, perché può rimanere soltanto un loro desiderio, un loro pensiero, una loro vita, ma che poi non si trasmette alle giovani generazioni. E allora chiedo questo, che possano trasmettere la nostra fede, la nostra cultura, e a questi giovani che possono sentirsi ancora oggi anche loro, anche se non sono nati qui, vissuti qui, legati ma alla terra, alle origini, alle proprie radici. E al sindaco? Il mio è un appello a venire a visitare Poggioreale, sia per chi è partito tanti anni fa, ma anche per le generazioni che sono nate qui in Australia. L'occasione potrebbe essere il 2018, in occasione del 50° anniversario del terremoto. Tra qualche mese avremo, diciamo, tutto il programma degli eventi che ci sarà nel 2018 e sarà un anno di commemorazione per le vittime del terremoto, ma anche di rinascita. Poggioreale vuole rinascere, lo vuole fare insieme ai suoi cittadini sparsi per il mondo, soprattutto quelli che sono qui in Australia. Tutti i vostri corregionali, compaesani, fate l'appello, perché loro, i loro figli hanno bisogno di venire dalle vostre parti. Innanzitutto per la cultura, innanzitutto per mantenere fede al loro gruppo sanguigno, perché siamo italiani e sono della vostra regione, ma anche per la lingua, perché la stanno un po' perdendo. E sì. Loro, parecchi di loro, sanno ancora bene i vostri dialetti. Il dialetto è importante anche quello per mantenere la cultura e la lingua italiana. Grazie per la vostra presenza. Grazie a voi. Grazie a voi per averci. Buon proseguimento, un buon ritorno in Italia. Il parroco di Sala Paruta e Poggioreale Giancarlo Tumbarello, sindaco di Poggioreale Lorenzo Pagliaroli, ospiti a Rede Italia.